Eccomi, mi sentite? Ciao a tutti. Io avevo preparato un intervento, diciamo, più strutturato, ma visto che siamo tra di noi, proporrei di fare una cosa anche più informale e diretta. Però alcune informazioni e spunti le volevo dare anche per spiegare come abbiamo immaginato questo primo incontro. Allora, innanzitutto noi abbiamo davanti un adempimento perché è previsto che entro fine novembre noi elaboriamo un piano delle candidature e della partecipazione ai programmi europei. E diciamo così, questo è un adempimento, non vogliamo limitarci a quello, vogliamo usare questa occasione, come diceva Antonella, per stimolare da parte delle direzioni e dei servizi, e poi naturalmente ci torneremo sopra e ci proveremo a più riprese, che cosa? Vogliamo stimolare la manifestazione di interessi, l'esistenza di possibili azioni, interventi, iniziative che possono essere finanziate o cofinanziate dall'Unione Europea. Perché le finanzia l'Unione Europea? Naturalmente perché intercettano delle priorità e degli obiettivi unionali, come si dice oggi. Quindi, intanto vorremmo proporvi con i ragazzi una panoramica degli strumenti di finanziamento e dei diversi programmi. Da questo punto di vista, l'intervento particolare di Riccardo Di Meglio lo dirà. Il primo messaggio che vi vorrei dare io a mo' di introduzione è attenzione perché c'è una estrema varietà di programmi, varietà dal punto di vista degli obiettivi, dei tipi di azioni finanziate, dei tipi di finanziamento. Quindi diciamo che è difficile non possa essere in qualche modo supportato con dei fondi europei. Naturalmente dobbiamo costruire questi progetti in un modo corretto, come cercheremo di dire. Secondo spunto, c'è in corso una evoluzione importante nel tipo di finanziamenti dell'Unione Europea e questo per noi è una sfida perché progressivamente stiamo uscendo dal mondo che conosciamo, che è quello sostanzialmente dei grant, cioè delle risorse a fondo perduto, e stiamo entrando nel mondo dei finanziamenti in senso proprio, finanziamenti attivati attraverso ad esempio la Banca Europea degli Investimenti, la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, i project bond si traducono in tassi agevolati, in ad esempio formule di assicurazione e garanzie. Questa era la logica del piano Juncker. Qual era la logica? Che le risorse dell'Unione Europea erano una leva per attivare investimenti privati. Il Green New Deal, di cui si parla attualmente, conferma questa logica e questa tendenza. C'è invece una novità, semmai sui contenuti e sugli obiettivi strategici, e questa ce la racconteranno Riccardo, Gregorio e anche Francesco Papucci. Il secondo punto che già vi accennava Antonella è in qualche modo ancora un messaggio importante, e cioè corretto ai progetti europei. Questo approccio deve essere non episodico, deve essere strutturato e deve essere strumentale rispetto a azioni e obiettivi strategici dell'ente. È per questo che noi dovremmo dire programmi europei. Qui, diciamo, mi rivolgo direttamente anche a Claudio, no? Programmi europei, non progetti. E è per questo che noi abbiamo tra i nostri obiettivi la definizione di un piano dell'autorità portuale. L'altro messaggio è questo, che gli stimoli e gli elementi di contenuto che noi acquisiamo dalle altre direzioni e servizi non ci servono soltanto in quella che chiamiamo fase discendente dei programmi europei. E quindi cos'è la fase discendente? È il monitoraggio dei bandi che mano a mano escono e più o meno opportunisticamente la candidatura di azioni e interventi su questi. La definizione di qual è il pacchetto di iniziative che la DSP ha in corso serve anche per partecipare in modo più concreto alla fase ascendente, quindi alla fase nella quale si definiscono le priorità. Prima che i bandi escano, faccio in modo che i bandi che usciranno abbiano come elementi prioritari cose che sono di diretto mio interesse. Come lo facciamo? Lo facciamo in modi formalizzati, come la partecipazione alle consultazioni pubbliche, come fanno tutte le altre autorità portuali da parte di Commissione Europea e Parlamento. Lo facciamo in luoghi strutturati, come può essere il Corridor Forum, ma lo facciamo anche in modi informali, cioè con un'interlocuzione diretta
con le direzioni generali della Commissione. È chiaro che quanto più vicini a noi sono i programmi, tanto più in qualche modo è facile condizionarne le priorità. Questo mi rivolgo ancora a Claudio, perché diciamo è un'esperienza che credo anche Piombino abbia fatto, è particolarmente vero il riferimento a programmi come il trasfrontaliero. Lì è abbastanza, tra virgolette, facile fare in modo che le priorità siano coerenti con le nostre priorità. Non abbiamo bisogno di aspettare il bando per capire come possiamo partecipare, dobbiamo partire in qualche modo. Quindi la giornata di oggi serve per descrivere queste opportunità, per veicolare il messaggio sull'approccio corretto alla programmazione europea, ma anche con i feedback provenienti da voi a svolgere meglio quella funzione che abbiamo nella fase ascendente della programmazione. Quindi approccio non episodico connesso alla pianificazione strategica e agli obiettivi e alle azioni aziendali. Il corollario necessario di ciò è la coerenza nella costruzione dei progetti, e coerenza naturalmente con il quadro nazionale, quindi col piano strategico nazionale portualità e logistica e con la riforma, che naturalmente ci porta in media stress, vista l'attenzione che dobbiamo dedicare alla parte di Piombino, che ci mostra a sua volta attenzione, e cioè il tema problema della composizione peculiare del nostro sistema portuale, dove non c'è solo il bipolo Livorno-Piombino, ma anche la dimensione insulare, sulla quale ci dirà qualcosa poi Manuela Scarsi. Sul bipolo Livorno-Piombino intanto c'è un elemento concreto specificamente relativo ai programmi europei, e cioè il Livorno nodo del Core Network, Piombino nodo del Comprehensive Network. Ora io, diciamo, se ci sono poi delle domande o delle delle riflessioni, interrompetemi. Procedo dando per acquisito questo. Il tema problema dal punto di vista concreto dei progetti europei è l'ammissibilità a fondi CEF per nodi core e comprehensive. Ad oggi noi non siamo riusciti ad avere una risposta univoca dalla Commissione, che ha piuttosto utilizzato un approccio caso per caso. Quindi non ha escluso che siano ammissibili a fondi dedicati a nodi core, anche interventi su nodi che dal punto di vista programmazione europea, come Piombino, sono comprehensive, e il fatto che la Commissione non lo escluda è già importante, ma in qualche modo va di volta in volta dimostrata nella candidatura che c'è un'integrazione effettiva. Come ci ha detto qualche funzionario dal punto di vista europeo, dobbiamo far vedere che Piombino è un pezzo funzionalmente connesso al nodo core di Livorno. Se non dimostriamo ciò, gli interventi su Piombino, e parlo di interventi su infrastrutture, sono non ammissibili. Secondo elemento, è anche più generale e importante, scusate un attimo il telefono che suona, e cioè l'allineamento in sede di pianificazione strategica tra Livorno e Piombino, e cioè la definizione funzioni portuali, perché come voi mi insegnate siamo in qualche modo in un momento della verità, perché a Piombino siete stati in grado di approntare delle infrastrutture che oggettivamente hanno portato una novità nell'offerta delle infrastrutture portuali, è una novità che è rilevante non solo sulla scala della costa toscana, ma del Mar Tirreno e Ligure e del Mediterraneo occidentale. Ora si apre una fase delicata nella quale questa infrastruttura va in qualche modo terminalizzata, e quindi ci sarà l'emersione di una figura del concessionario in coerenza con le scelte di pianificazione di sistema che faremo. Allora, questa emersione di funzioni portuali va accompagnata con una programmazione e programmi europei, sui quali vi do tre spunti e poi la chiudo per non farla troppo lunga. Allora, a livello europeo intanto continua ad esserci una forte priorità sullo sviluppo delle autostrade del mare anche nella cosiddetta dimensione esterna, quindi non le autostrade del mare tra paesi europei che configurano il cosiddetto cabotaggio europeo, ma
le autostrade del mare mediterranee, quindi con paesi del MENA, cioè Middle East e Northern Africa, e del Maghreb. E quindi il RORO e il RORO extra Schengen e il RORO nelle sue declinazioni, nelle quali noi comprendiamo anche le auto nuove e le navi miste. Le navi miste che, come sappiamo, sono, diciamo, le protagoniste dei servizi di navigazione, o meglio dei servizi di traffico tipici del Mediterraneo, che sono strumentali allo sviluppo di economie come quelle dei paesi rivieraschi mediterranei. Qui c'è l'esperienza dell'evoluzione dei traffici di Livorno, che è segnata da difficoltà stranote, su cui non spendo neanche una parola, dei traffici containerizzati, ha visto un'importante capacità dei traffici RORO in senso lato di ancorare e mantenere l'occupazione e il valore aggiunto. E da questo punto di vista, fatta la tara, diciamo, del Covid, che ha colto tutti e anche i porti di sorpresa, in senso lato negli ultimi anni i numeri sul RORO sono stati positivi, anche se, e qui magari poi Antonella questa cosa la riprenderemo per rivolgerla anche all'ufficio studi e pianificazione, altro è un cabotaggio europeo e verso le isole, altro è l'attività, e cioè quanto il porto è davvero inserito nei traffici internazionali e nelle reti di rotte rilevanti. Con i ragazzi, riflettendo su questo, abbiamo detto: beh, i numeri dei traffici si contano, sì, ma si pesano anche. Si pesano, perché se tu non sei inserito in reti di rotte internazionali, sei un porto che magari fa dei numeri soddisfacenti, ma che progressivamente scivola nella perifericità. E dal nostro punto di vista, l'offerta infrastrutturale di Piombino può svolgere un ruolo, e possiamo accompagnare le fasi di start-up di queste funzioni portuali, Claudio, con, mi rivolgo a te perché parlando a distanza ho bisogno, diciamo, di un interlocutore per non avere l'effetto echo chamber, abbiamo bisogno di utilizzare anche i programmi europei. Poi queste strategie, obiettivi di pianificazione di programmi europei sul bipolo Livorno-Piombino hanno nelle soluzioni innovative e nei servizi digitali un elemento di forza che è in molti modi finanziato dall'Unione Europea, e nella situazione attuale l'Unione Europea lo finanzia perché c'è una consapevolezza della criticità terribile della situazione attuale nei traffici mediterranei dal punto di vista della safety, e questo è sempre stato, della security, e questo pure è sempre stato, pensiamo all'immigrazione o al contrasto ai traffici illeciti. A questo si aggiunge l'emergenza sanitaria, che rischia di aumentare terribilmente la viscosità e rallentare i traffici. Ora, nel breve periodo a questo si può rispondere con soluzioni digitali innovative e mettendo a punto un mix di servizi per la filiera dei controlli che ci aiuta a evitare il blocco completo. E su questo, diciamo, le esperienze e i punti di partenza, che non sono un punto zero, sulle innovazioni digitali di cui ci parlerà Silvia Ferrini, credo che siano utili. Ora, io ho altre riflessioni che però, vista, diciamo, l'informalità a cui ci siamo ispirati, rimanderei magari all'introduzione o all'interlocuzione con gli altri miei colleghi. Quindi, se non